Sentiamo dietro Marco. Matteo. Buona. Dateci voi piede. Elio, possiamo iniziare con Carmen? Con la solita. Pigi e minciava e poi possiamo cambiare. Mister, ci squadri di Granduzza la cambia. Mister, secondo lei quella di domani sarà la solita gara ostica in cui l'avversario verrà qui a difendersi per cercare prima di non prenderla? No, è normale che sulla carta potrebbe essere così, poi dopo lo scopriamo soltanto sul campo. Fino ad oggi, per le partite che ho visto io, la Regina ha fatto un buon calcio, ha giocato sempre con le proprie idee, senza troppi tatticismi nelle partite, con equilibrio, con attenzione, però giocando con il loro modulo quasi totalmente nelle partite simili al nostro, giocando la partita, insomma, avendo una partita con le proprie idee, non chiudendosi totalmente nella propria metà campo. Poi dopo però è normale che venire a Lecce sarà sicuramente un aspetto un po' più guardingo, però non credo che uno possa cambiare una mentalità in una settimana da una partita all'altra. Credo che loro hanno le loro certezze, le loro sicurezze, saranno un po' più accorti, però insomma credo che faranno la partita a cui sono abituati dall'inizio dell'anno. Mister, qual è la situazione in Italia? Ci sono un po' di ragazzi che ancora acciacquati? Sì, credo che, non credo, sono sicuro, Costa Ferrera e Marino non fanno parte della partita per domani. Mancoso è rientrato? E Di Matteo lo valutiamo anche oggi, però ancora c'è la possibilità che sia disponibile. Mi ricorda, e le ricorda, una sua storica punizione in un Perugia Regina. Era un Regina Perugia. Regina Perugia. Il mio primo gol in Serie A, sì, non posso scordarlo. Questo segreto di queste punizioni. Va bene, ci proveremo in questa rifinitura. La settimana scorsa abbiamo punzecchiato un po' Armellino, è arrivato il gol, e speriamo insomma che si possa gioire anche da calcio da fermo, insomma. Ma io credo che in squadra ci sono giocatori che hanno un buon piede, almeno durante la settimana quando si fermano ci sono dei giocatori che calciano abbastanza bene. Poi, come gli dico a loro scherzando ogni tanto, poi la domenica però c'è l'arbitro, gli avversari, la tensione, i tifosi, quindi calciare senza nessuno è un conto, calciare durante la partita è un altro. Sì, è una delle cose che dobbiamo migliorare, a prescindere nei calci diretti, anche nei calci da fermo dobbiamo calciare meglio. Dove ha puntato per ultima con impegno extra, si aspettava questa partita con una alta classifica per vedere, è stata almeno apparentemente una delle vittorie più facili, tranquille, come non affanni. Ma le partite, come vi ho sempre detto, non sono mai uguali, no? È normale che sbloccare la partita alla prima occasione cambia totalmente la carta in tavola, specialmente per chi vuole fare una partita un po' più attenta, un po' più, no, lasciando pochi spazi e ripartire in contropiede. È normale che se noi riuscissimo a sbloccare le partite sempre nei primi 10-15 minuti, per gli altri diventa più difficile, non perché siamo più forti degli altri, ma perché poi gli altri devono fare qualcosa di diverso, no, da quello che magari hanno preparato. Quindi è normale che sfruttare le occasioni, è quello che dico ai ragazzi, al massimo, è proprio perché poi la partita può prendere un binario diverso. Però credo che poi quello che conta è la prestazione che ti porta poi ad avere queste possibilità, come abbiamo fatto sabato a Siracusa. A prescindere dai due gol nel primo tempo, credo che la prima mezz'ora sia stata bellissima sotto tutti i punti di vista, dell'aggressività, dell'attenzione, della ripartenza, della costruzione dal basso. Abbiamo, credo, concesso solo un colpo di testa al primo tempo e una disattenzione
su un calcio da fermo, poi per il resto non abbiamo rischiato quasi nulla. La Regina ha in rosa tanti giovani comunque di prospettiva che vengono da club di Serie A, tra cui il Livio che lei ha avuto lo scorso anno al Bernardo. Quali giocatori secondo lei potrebbero essere più pericolosi? Ma Di Livio lo conosco, è uno dei giovani più promettenti, ha avuto questo percorso di difficoltà a Terni, però è un giocatore di indubbie qualità, è un giocatore molto, molto rapido, nell'uno contro uno difficilmente gliela prendi, il primo lo salta sempre, specialmente se non sei accorto a temporeggiare, lui ti dribbla sempre. È un giocatore che ha grandi qualità, insomma, credo che sia un valore aggiunto per la Regina. Poi ci sono dei giocatori nella squadra. È un mix importante, lo stesso Bianchimano, De Francesco, ci sono dei giocatori, credo che stanno facendo un ottimo campionato. È normale che noi dobbiamo studiarli, dobbiamo rispettarli, ma noi dobbiamo andare forte su quello che sono le nostre idee, le nostre certezze e la nostra convinzione. Noi dobbiamo mettere in campo questo che stiamo lavorando da un paio di mesi a sta parte al massimo dell'intensità. Se lo facciamo, credo che facciamo un'ottima prestazione, e di solito quando si fanno le ottime prestazioni il risultato è quasi sempre positivo, poi dopo ci vuole anche quel pizzico di fortuna, di attenzione, di concentrazione in più per vincere le partite, però se ci concentriamo tanto sulla prestazione poi è più facile arrivare ad un risultato positivo. Ci dica la verità, si aspettava una risposta razzone così decisiva dopo comunque delle settimane in cui non l'aveva mai sperato? Guarda, è normale che non ti posso dire mi aspettavo un gol del genere, no? Perché questo fa parte dell'altro. Però è un ragazzo, quando vi dicevo che ero in difficoltà, perché era un ragazzo che anche dove, no, a livello magari mediatico, immagine, quella sostituzione dopo essere entrato, no, può buttare giù chiunque o comunque può dare anche una reazione sbagliata al giocatore, e invece lui è stato professionista al top, cioè che è un comportamento, io non disprezzo nulla, no, ma è un comportamento da giocatore di altissimo livello, cioè soffrire sicuramente, ma capire e farsi poi un'analisi di quello che in quel momento avevamo bisogno, quello che io gli chiedevo, e poi gli ultimi 10 minuti l'ho sostituito per mettere una punta, quindi non è stato così clamoroso. In quel momento dovevo decidere di levare un mediano, è vero che lui era entrato dopo, però è vero pure che Mancosa e Rigoni stavano facendo meglio di lui, e quindi mettendo una punta più e togliendo un centrocampista dovevo togliere lui. Lui si è allenato sempre con grande attenzione, dedizione, non ha mai fatto una smorfia negativa sul viso, e per quello che ti dico che ero in difficoltà, perché poi nelle partite dopo non sono riuscito a dargli un po' di spazio. Però io credo che quello che è fatto lui è quello che fa il giocatore di altissimo livello, riaspetta l'occasione e mi dà un segnale forte con la prestazione. Il gol è la ciliegina sulla sua prestazione. Credo che a me è dispiaciuto tantissimo l'infortunio di Costa, proprio perché ho dovuto spostare un giocatore che invece in quella posizione stava facendo molto bene sabato a Siracusa, però ha continuato a fare molto bene da mezzala, come vi ho sempre detto che sono due ruoli che lui, per caratteristiche tecniche, tattiche, di corsa, di intelligenza, può fare. In che modo il terreno di gioco, vista la pioggia battente, condizionerà le sue scelte? È un po' difficile, Via del Mare non lo vediamo da parecchio, perché tra pioggia lo abbiamo mantenuto sereno, proprio perché abbiamo rifatto il manterboso per trovare un campo perfetto, quindi credo che la pioggia nella difficoltà lo abbia anche aiutato. Se come le previsioni ultimamente sbagliano poco, domani non pioverà, credo che il campo sia in ottime condizioni. Mister, l'altra volta la Regina disse ci vuole più qualità nella quantità, questo l'hanno fatto forse, quello che voleva, lo ha visto o c'è da fare ancora di più? Sì, lo hanno fatto a tratti e hanno avuto grandissimi riscontri per loro, sono arrivati, non dico facilmente, ma
ma bene nell'area avversaria, con due o tre passaggi verticali, giocando bene, bene il controllo, bene l'appoggio, e poi con le qualità che hanno diventa difficile per gli altri fermarli. Se invece ogni volta il controllo è al contrario, il controllo è sbagliato, il passaggio di sponda è sbagliato, le squadre avversarie ritornano, riprendono la palla e ricostruiscono loro. Hanno messo una buona qualità nella quantità e specialmente nel primo tempo. Dopo il 3-0 secondo me hanno staccato un po' la spina sulle ripartenze, questo mi è dispiaciuto, proprio perché non tanto perché si può fare il quarto, il quinto, il sesto, ma perché dai una sensazione agli altri sette che sono dietro per te a difendere che gli altri tre avevano un po' levato quella cattiveria e quella fame di andare a continuare a fare male, perché i spazi ce n'erano tanti e si poteva fare meglio. Mister, tornando alla partita, l'indisponibilità di Costa, così era già da mettere davanti a una sostanziale alternativa, o tra virgolette sacrificare Sonnef nella posizione in cui l'ho adattato, oppure magari immagino io avanzare l'Epore interno destro e spostare Armellino come ha fatto ad Andria. Ci sono altre soluzioni? Sì, c'è Megalidis che può giocare, è tornato dalla nazionale, sta bene, è un giocatore che prima o poi avrà l'occasione, quindi sì, queste sono poi le possibilità per domani. È normale che dobbiamo valutare un po' tutte le situazioni, sia per una partita iniziale e sia durante la partita, avere anche delle possibilità dove cambiare qualcosa, dovesse andare bene, dovesse andare male, o bisogna spingere di più. Posto? Grazie. Grazie a voi.